Salve a tutti. Oggi parlerò dei parametri di questo variatore di frequenza. Abbiamo già visto in un altro video, che adesso vi metto il link qui in alto, che può far funzionare anche motori carboncini, mantenendo una coppia abbastanza elevata. Ecco. Cale di giri, mano su ferma, diciamo 12 Hz. Non si ferma. E comunque, se uno vuole andare a vedere il video dedicato in modalità provvisoria, in collegamento tutto provvisorio, può andarlo a vedere nel link che vi ho mostrato prima. E proprio per quello fa comodo per azionare tanti tipi di motori e questi valori di default farebbero già funzionare questi trapani senza bisogno di variare niente. Ed è per quello che è importante avere dei valori standardizzati già a posto, già pronti per l'uso, che va bene sia per questo, sia per un altro trapano, sia per altre cose. Frequenza. Questo è il modello AT2. E questo vale solo per questo modello AT2, che è praticamente quello con entrata 220 monofase e uscita 220 sempre monofase. E purtroppo a chi capita di resettare questo strumento si ritrova con uno strumento quasi inservibile perché i parametri di default sono completamente errati. In dotazione all'apparato loro danno un foglio illustrativo con tutti i vari parametri, però purtroppo per il modello AT2 non coincidono, non coincidono per nulla, ci sono tanti tanti valori che non vanno bene praticamente. E per quello adesso ho fatto un foglio di lavoro Excel da poter copiare se uno vuole vedere, se uno vuole resettare il proprio strumento. Però ripeto, vale solo per il modello AT2, non per gli altri. Infatti questi parametri secondo me sono tutti per il modello trifase sono. Andiamo a vedere il foglio Excel. Ecco, qui vi ho scritto valori solo per variatori AT2, ingresso 50 Hz, 220 volt monofase. Uscita sempre a 220 volt monofase, quindi vale solo per il modello AT2. E vi ho scritto anche, prima di fare tutti i settaggi, meglio resettare, poi modificare i valori. Andiamo a vedere i valori. Allora, non considerate la numerazione delle righe, perché non corrisponde con quelle dei parametri. Guardiamo solo i parametri, che partono dal programma, dal parametro 00, che è 220, chiaramente riferito ai volt, e poi a scendere. Adesso ve lo lascio un attimo e poi cambiamo impaginatura. Ecco, adesso andiamo su. Eravamo al 12, fino al 24, ok. Ok, andiamo su ancora, andiamo dal 24 al 36. Crescendo ancora, andiamo dal 36 che è lì al 48. Ancora su,
48 a 60. Ancora su, dal 60 al 72. Ancora su, dal 72 lì all'84. Ancora su, 84-96. Ancora su, 96-108. Ancora su, dal 108 al 120. Dal 120 andiamo ancora su, e se sono gli ultimi, fino al 126, che è l'ultimo programma. Ecco fatto. Tornando all'inizio, abbiamo tutti i programmini con dei valori che non assomigliano praticamente a nulla su quello che c'è scritto di default sul foglietto illustrativo. Quindi per uno, soprattutto se non è praticissimo, diventa quasi impossibile settare questo strumento a 220 e così via. Ottimo. Naturalmente questi valori non sono valori che devono rimanere tali. Sono valori che poi vanno variati in base ad ogni esigenza. Questo vale solo per tutti i valori di settaggio di default. Il default per il modello, ripeto, 220 con uscita 220 volt, monofase. Dopo da lì si riparte per ricreare valori adatti allo strumento. Però è importante partire da una base idonea. Ecco, con questo video, che può sembrare una stupidata, ma per molti ci impazziscono, e credo di aver fatto cortesia a qualcuno, e ci sentiamo alla prossima. E saluti e buon variatore di frequenza a tutti quanti. Saluti, ciao ciao!